Ciao a tutti ragazzi, qui Mistero che vi parla e bentornati in questo nuovo video, bentornati in un video della community di videogame più grande d'Italia. Avete apprezzato tantissimo il primo episodio di come migliorare su Rainbow Six Siege, è andato molto bene, vi è piaciuto. Nei commenti mi avete detto di portare il secondo episodio ed eccolo qui ragazzi, siamo arrivati al secondo episodio dei 5 consigli su come migliorare su Rainbow Six Siege. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di condividere il video nel caso in cui vorreste il terzo episodio di questa miniserie su come migliorare su questo fantastico gioco di Ubisoft, ragazzi, Rainbow Six Siege. Ma bando alle ciance, partiamo subito con il primo consiglio. È un difetto che avete tutti, ragazzi, ma dico tutti ed è tutti, cioè quello di parlare, chiacchierare, dire cavolate non inerenti al gioco durante le nostre partite, le nostre ranked. Non c'è cosa più sbagliata, ragazzi, di parlare durante le partite. Ovviamente parlare, intendo parlare di cose non inerenti al gioco, quindi dire: ah, ieri ho mangiato la pizza, ah, ieri sono uscito con gli amici, ma cosa me ne frega? Stiamo giocando a Rainbow Six, bisogna giocare a Rainbow Six, chiamare le call out, chiamare i spostamenti dei nemici, chiamare le morti, chiamare le tattiche, chiamare tutto ciò che è inerente al gioco. Quindi ragazzi, è importantissimo concentrarsi durante le vostre ranked perché Rainbow Six Siege ha bisogno di concentrazione. Secondo consiglio per migliorare su Rainbow Six Siege è quello di scegliere gli operatori giusti. Ragazzi, attenzione, questa è una cosa che non fanno tutti, perché spesso magari chi è più inesperto dice: ah, a me piace usare, che ne so, il Vigil, e quindi prendo Vigil, quando per esempio nella mappa, in quel site, in quel posto di difesa servirebbe magari un Bandit, un Mira, servirebbe un Jäger o comunque un operatore utile. Quindi qual è il mio consiglio, ragazzi? Dipendentemente da dove difendete o da come attaccate, perché il discorso vale sia per la difesa sia per l'attacco, bisogna prendere gli operatori utili alla squadra, ragazzi, perché Rainbow Six è un gioco di squadra. E qua poi ci riallacciamo al consiglio numero 4, però poi che vediamo successivamente. Quindi prima di scegliere il vostro operatore preferito, che magari non serve a niente in quella difesa, dovete scegliere un operatore utile per la vittoria del round, difesa o attacco che sia. Terzo consiglio, ragazzi, è quello di non spaventarsi o andare in panico. Lo so, sembra banale, sembra una cavolata, però dato che io gioco sempre con voi, sempre con i fan, grazie ai post che faccio su Instagram, quello che mi capita più spesso è incontrare gente che è in situazione di 1v1 o anche magari situazioni più gravi come 1v2 o 1v3, va in panico e non capisce più niente. Quindi la cosa importante, ragazzi, è che in queste situazioni manteniate la calma, cercate di pensare ai vostri movimenti e a quelli degli avversari per poter clutchare, perché ragazzi, clutch è un'azione come un'altra su Rainbow Six, certo più difficile, più rara, però comunque se si fa vuol dire che è una cosa fattibile. Quindi non dovete assolutamente spaventarvi o andare in panico in situazione di inferiorità numerica. Consiglio numero 4, che si riallaccia al numero 2, che è quello di giocare di squadra, ragazzi. Il gioco di squadra è fondamentale su Rainbow Six, perché Rainbow Six, ragazzi, è un videogioco in cui c'è bisogno di una squadra, c'è bisogno di una tattica, c'è bisogno di strategie. Quindi se volete fare il Maradona della situazione, cioè giocare tutto da solo e non coordinarvi, non collaborare con il vostro team, statene certi che le partite le perdete tutte, ragazzi, perché Rainbow Six, vi ripeto, è un gioco di squadra, bisogna giocare di squadra. Scusate la ripetizione, ma è questo il consiglio, perché questo è questa la verità. Se guardate le partite di Pro League dei Penta, dei Black Dragons, degli Ents, di tutti quelli che volete, sono tutti giocatori che giocano per la squadra, non sono dei solisti, perché Rainbow Six non è un gioco per solisti. Quindi l'ultimo consiglio, ma non per importanza, è attaccare l'obiettivo in punti diversi. Cosa intendo, ragazzi? Questo soprattutto per i più magari principianti, quelli che hanno da poco iniziato a giocare a Rainbow Six Siege, che attaccano l'obiettivo tutti nello stesso punto, presidio, salvataggio o artificieri che sia. E non c'è cosa più sbagliata, perché bisogna attaccare l'obiettivo sia orizzontalmente, quindi dalle porte magari che sono adiacenti all'obiettivo, sia verticalmente, quindi tramite l'utilizzo di un back che può spaccare il pavimento o il soffitto se si vuole attaccare al piano di sopra o al piano di sotto, di uno sledge che può fare lo stesso lavoro però solamente
dal piano di sopra, oppure tramite Ibana che può fare le bottle, quindi aiutare l'attacco, quindi la fase offensiva, tramite l'attacco verticale, ragazzi. Questo è fondamentale perché così costringete ai nemici, quindi ai difensori, di guardare in punti diversi, perché magari deve guardare le scale da cui arriva, che ne so, Ashe da sopra, perché c'è Sledge che ha rotto tutto il pavimento e quindi può lanciare anche le granate, può anche spararvi da sopra, o magari da sotto, perché anche il pavimento è distruttibile. Quindi c'è Buck che con il suo fucile a pompa ha distrutto tutto il pavimento e può lanciarvi le granate anche dal piano inferiore. Quindi bisogna attaccare l'obiettivo da più punti diversi. Questi sono i miei consigli, ragazzi, per migliorare su Rainbow Six Siege. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e condividete il video ai vostri amici che magari non conoscono questi piccoli consigli, per aiutare anche loro a migliorare su questo fantastico gioco. Vi ricordo che il primo episodio è uscito più o meno 2 mesi fa, quindi andatevelo a vedere, se non ricordo ve lo lascio in descrizione. Con questo video è davvero tutto, vi ringrazio per la visione, tanto buoni per tutti dal vostro Mr. Yuki, e noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao!